Ciao! Allora, benvenuti nel video dei top del mese di dicembre 2017. Allora, il primo top che vi mostro oggi è questo, che è The Livre Rocher, la gel doccia alla verbena. È un 200 ml e costa, me lo sono segnata, 4,95 €. Oltretutto, non è un punto verde, quindi si può tranquillamente trovare anche con gli sconti mensili in negozio. Allora, questo gel doccia ha un profumo fruttato, fresco, fiorito, più adatto per l'estate, devo dire. Comunque, l'ho finito adesso e devo dire che mi è piaciuto perché comunque fa una bella schiuma, bella morbida, si sciacqua comunque facilmente, lascia un buon profumo anche durante la doccia con l'acqua calda e il vapore. Oltretutto non irrita la pelle e la lascia anche idratata, perché comunque dopo potresti non avere bisogno della crema. Per questo ti dico che è meglio per estate, perché in estate non vogliamo creme dopo la doccia che vanno a appiccicare, quindi sicuramente lo ricompro con lo sconto per il periodo estivo. Però anche adesso non è affatto male e il profumo è davvero fantastico. Per il secondo top dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Ve li ricordate questi della Miss Milky della Pupa? Ecco, questo è il latte corpo al cioccolato bianco e l'ho trovato poco tempo fa in negozio in offerta a 3 €. Secondo me era un fine magazzino, perché me li ricordo quando ero giovane io, quindi è tanto che ci sono e secondo me credo non li facciano più. Allora, l'ho trovato in offerta, non ho potuto resistere. Latte corpo al cioccolato bianco, confezione proprio a forma del latte, sa di cioccolato, è inutile, è proprio una coccola, devo dire. Non guardiamo l'inci, è meglio, però comunque è una coccola. La texture è un latte, quindi si stende bene, si assorbe molto velocemente. La profumazione è coccolosa e dura comunque anche abbastanza, sia sulla pelle che sui vestiti. Ha anche un potere idratante medio, quindi sicuramente non è la crema che vi consiglio per tutti i giorni, ma quando si vuole coccolarsi un attimo e profumare anche di qualcosa di dolce, perché no? È un salto indietro nel tempo e fa sempre piacere farlo, e oltretutto è anche buono, quindi promosso. Ultimo top di questo mese, ma con qualche riserva, è questa crema viso della Bottega Verde, si chiama Goji Perfect. Trattamento viso antirughe intensivo giorno e notte, attivatore di perfezione con pro retinolo ed estratto di goji con fattore di protezione 15. Questo è un campioncino, ma la quantità non c'è neanche scritta, ma fa lo stesso. Dice di usarlo mattina e sera, ma visto che ha fattore di protezione 15, io alla sera non la uso. E usata solo di giorno, mi è durata tranquillamente più di una settimana. Mi sono segnata il prezzo, che per 50 ml di prodotto è di 38,99 €. Un po' cara, devo dire. Allora, intanto cosa dire di questa crema? Mi è piaciuta la texture perché è molto leggera, si assorbe molto velocemente e sulla mia pelle mista è perfetta. Oltretutto, dopo vado a truccarmi, ma non tende a lucidarmi la pelle o ad lucidarmi la zona T, spostarmi il trucco, quindi va bene. Però il fattore di protezione lo voglio scegliere io quando applicarlo, non il fatto che è già incluso nella crema, perché ad esempio lo metterei in un fondotinta o in una BB cream a seconda se mi serve o meno. Se sto tutto il giorno in un ambiente chiuso non mi serve. E oltretutto la profumazione è invadente. Non è che non sia buona, perché alla fine è buono il profumo, però è una crema viso troppo profumata e oltretutto il profumo persiste sia sulla pelle che sulle mani. Quindi per una crema viso aspetterei un attimo. Peccato perché ha una buona texture e si comporta bene sulla mia pelle mista. La promuovo, gli do la sufficienza, ma io sinceramente non la ricomprerei per quello che vi ho detto, oltre che per il prezzo. Allora, questi erano tutti i top del mese di dicembre. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Come sempre, io spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video, mettetemi un like e iscrivetevi al canale.
e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E basta, la smetto di parlare, alla prossima, ciao!